La lotta alla criminalità organizzata è stato inaugurato questa mattina a Bologna in contemporanea con le sedi di Brescia e Catanzaro, il centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia. Ci dice di più Giulia Bondi. Un'arma in più contro gli appetiti delle mafie scatenati anche dai fondi del PNRR. Così il ministro dell'Interno Piantedosi nell'inaugurare in contemporanea i nuovi centri della Direzione Investigativa Antimafia a Bologna, Brescia e Catanzaro. Noi svilupperemo ogni possibilità di rafforzamento di questi strumenti che ci sono in vista anche dell'importante sfida, appunto, si è detto, dell'attuazione del PNRR. Con la nuova sede Bologna fa un salto di qualità operativo, più risorse per l'attività investigativa e per aggredire i patrimoni criminali con confische e sequestri, una parte indispensabile della lotta all'andrangheta che in Emilia-Romagna è mafia imprenditrice. Questo tipo di infiltrazione è un'infiltrazione che necessariamente vede la presenza di quella che viene chiamata zona grigia, oppure, come è stato detto in occasione dell'arresto di Matteo Messina Denaro, di quella borghesia mafiosa. Un lavoro silenzioso che avviene attraverso un inserimento nell'economia legale e con la collaborazione di colletti bianchi e qualche emiliano romagnolo che appunto fa gli affari con le mafie. A evidenziare l'importanza del nuovo centro DIA anche il direttore, colonnello Marco Marricchi. Sicuramente maggiore attenzione con queste regioni dove gli appetiti economici sono importanti e quindi lo Stato deve rispondere in maniera sempre più energica e più forte. Tra gli interventi anche il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, e il generale Antonino Buda, ora in forza alla DIA.